All'età di 8 anni e mezzo circa, i miei genitori hanno iniziato a pensare: Benjamin, tu ti sei rotto il braccio qualche anno fa e iniziare uno sport adesso con un'operazione appena fatta non sarebbe certo la cosa migliore. Non ti sarebbe qualcosa. Ti piacerebbe fare qualcosa di particolare? Io ero un po', come dire, ma qualcosa di particolare. Tutti i ragazzi della mia età, 8 anni, giocano a calcio, nuotano, fanno cose del genere, giocano a tennis. E mi dicono: conosci i zii, conosci i parenti? Nella nostra famiglia la maggior parte siamo musicisti. I tuoi cugini o cantano, o suonano violino, o contrabbasso, o chi clarinetto. Non vorresti iniziare, sia tu che tuo fratello, a studiare pianoforte? Io rimango un po' studiare pianoforte. A 8 anni, ma non, mamma, non conosco nessuno che studi pianoforte. All'inizio, appunto, i primi anni, fino ai 10 anni, la voglia di studiare era un po' carente. E crescendo, però, ho capito che se vuoi fare qualcosa fatto bene, devi alzare un po' l'asticella, devi alzare un po' il dosaggio. E così nasce la mia passione per la musica. Sentendo i miei parenti suonare, e pian piano comincio ad ascoltare sia pianoforte e canto lirico, e così nasce la mia passione. Beh, quando suono, non so come descriverlo, cioè ad esempio davanti a un pubblico, come un senso di rabbia, quasi, quasi rabbia, comunque molto leggera, perché quando muovo le dita dico dentro di me: Benjamin, tu sai che puoi sempre fare di più, puoi sempre fare di più, ma quando inizia questa rabbia mi rendo conto: stai facendo qualcosa di bello. A volte puoi vedere anche piangere qualcuno mentre suoni e ti rendi conto: beh, forse tutti questi anni non sono stati vani. Tutte quelle ore, anche a volte quel pianto davanti al pianoforte, ti rendi conto e dici: beh, qualcosa di importante ho fatto. E quindi mi sento sollevato, mi sento leggero e lascio che le dita si muovano liberamente sul pianoforte. Durante l'anno scolastico, visto che comunque la scuola impegna, dalle 2 ore e mezza a 3 ore, perché la mattina a scuola, il pomeriggio a casa studio pianoforte fino alle 3 ore. Invece in vacanza, 2 ore alla mattina, 2 ore al pomeriggio. Con i tempi che corrono non vi è più un'aspirazione decisa, perché ormai la musica classica non è più importante come ad esempio un secolo fa. Ho iniziato il conservatorio, quindi prima di tutto voglio finire gli studi all'interno del conservatorio e poi, come aggiunta, fare ad esempio concerti o insegnare privatamente. Beh, secondo me con i giovani per stimolarli, per motivarli, devi partire da qualcosa che per loro è molto importante, che si avvicina alla loro sensibilità. Ad esempio, con un amico che gli piace un jazz, per farlo studiare classiche, gli direi: sai, ad esempio, grandi compositori di musica jazz come Gershwin e altri hanno prima studiato musica classica, e la loro base, le loro fondamenta è sempre stata un'impostazione di tipo classico. Non ti piacerebbe quindi provare a studiare questo genere di musica, sentire quello che hanno sentito i compositori che tu ammiri? Ormai crescendo il pianoforte non è più un peso come poteva essere ad esempio a 8, 9, 10 anni, e quelle ore che passo davanti al pianoforte non pesano, e dopo che passano quelle 2, 3 ore mi alzo e dico: oddio, è già sera, ma non sento più quel peso che potevo sentire quando ero piccolo, che dicevo: mamma, no, ma voglio andare al parco. Quindi ora non rimpiango tutte quelle ore che ho passato davanti al pianoforte e sinceramente non saprei cos'altro fare. Sono i concorsi o i premi a formare un pianista, bensì le esibizioni davanti al pubblico sono quelle che costruiscono la filosofia che sta dietro al pianista. E quindi anche per me le manifestazioni più importanti sono state quelle davanti a un pubblico e non davanti a una giuria. Anche se comunque un concorso
può darti le fondamenta giuste per un'impostazione musicale, però è davanti a un pubblico che dai tutto ciò che hai studiato, perché l'artista è quello che si espone davanti alle persone, è quello che dimostra ciò che ha sudato davanti a uno strumento, nel mio caso, lo fa solo davanti a una persona, e in quel momento sente ciò che sente anche la persona, e in quel momento dice: ho studiato così tanto tempo, ora in un'ora, un'ora e mezza, devo far vedere tutto ciò che ho fatto. E in quel momento l'arte si genera.